L'albergo sanitario per i pazienti Covid in Toscana diventa assistito con unità speciali USCA stabili e dedicate. La novità è stata illustrata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini durante il sopralluogo all'Hotel Caravaggio di Firenze, che rientra nel nuovo modello insieme a due alberghi sanitari di Prato e Montecatini. Sono già 960 i posti dedicati ai pazienti Covid individuati nei 31 alberghi sanitari della Toscana a fronte dei 1.500 posti complessivi che la Regione intende reperire nelle tre ASL. L'assessore Bezzini, che ha fatto un ottimo lavoro, ha già individuato 960 postazioni di albergo sanitario già in parte occupate. Arriveremo a 1.500 con il reperimento degli spazi e con le manifestazioni di interesse che arriveranno dal sistema alberghiero nei prossimi giorni. Le tre ASL toscane, centro, sud-est e nord-ovest, sono già al lavoro per reperire le strutture da destinare ad albergo sanitario con un obiettivo chiaro. Avere sostanzialmente dei blocchi di pazienti almeno da 50 unità in modo da dedicare ad ogni blocco, diciamo, un USCA. In questo modo si passa da una produttività dell'USCA che mediamente, per quanto ci dicono le strutture aziendali, come dicevo prima, è di 7, 8, 9 pazienti, 6 a seconda delle condizioni, a una produttività che può assalire a 40-50. Avremo presenti diciamo, due figure sanitarie dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 20, e per quanto riguarda, diciamo, la copertura notturna, in caso di necessità da parte, diciamo, dei pazienti, sarà, diciamo, attivata la continuità assistenziale dell'area di competenza dell'albergo. Quindi, diciamo, qui offriamo un servizio da un punto di vista di assistenza al paziente ancora migliore, perché ovviamente avere a disposizione dei sanitari che presidiano proprio la struttura alberghiera ci permette di rispondere prontamente alle esigenze del paziente. Gli attuali 31 alberghi sanitari della Toscana sono così suddivisi: 18 nella ASL centro, 10 nella ASL nord-ovest e 3 nella ASL sud-est.